Love, love is a verb. Fabrice sta meglio. Il calciatore inglese Mwamba, colpito sabato da un infarto in campo, si è destato dal coma e ha detto qualche frase ad un amico. Secondo il bollettino del London Case Hospital, il cuore batte senza l'ausilio dei farmaci, il paziente respira da solo e muove braccia e gambe. Le speranze per le sorti del 23enne centrocampista aumentano, anche se il giovane rimane in prognosi riservata e non si può ancora dire quali saranno i danni prodotti dai 7 minuti in cui il cuore di Mwamba ha smesso di battere. Il caso del centrocampista di origini ghanesi fa scoppiare le polemiche sul discusso tema dei controlli medici nel calcio, anche se la situazione è migliorata dal 2005 con l'introduzione dei defibrillatori negli stadi, dopo il grave incidente del portiere del Chelsea, Peter Cech. Per fortuna ci sono precedenti che fanno ben sperare per il futuro di Mwamba. È recentissimo il caso del campione del Milan Antonio Cassano, vittima di un'ischemia cerebrale poco dopo una partita dovuta a una malformazione congenita del cuore. L'attaccante barese ha subito un'operazione e ora sta bene, tanto che a maggio tornerà in campo. Stesso esito positivo per l'ex centrocampista del Real Madrid, Ruben de la Red, colpito da una sincope in campo nel 2008, ma senza subire danni permanenti, che ora ha iniziato la carriera di allenatore. Come dimenticare le terribili immagini di Marc Foé, mediano del Camerun, morto dopo un infarto durante una partita di Confederation Cup nel 2003 a Lione. Più recente il caso di Antonio Puerta, stroncato a 22 anni, dopo un arresto cardiaco nella prima giornata della Liga.